benvenuti amici telespettatori in questa nostra nuova puntata. Oggi la nostra ospite è un'amica che conosciamo da qualche anno. È un politico ma è anche un avvocato, ma è soprattutto un avvocato penalista, e abbiamo il piacere di avere come ospite Carolina Varchi. Bentrovati, ciao a tutti. Ciao Carolina, siamo contenti di averti qui come ospite, anche perché primo è Carolina è un rappresentante politico della nostra regione. Tu sei, sì. Allora, sei deputato di Fratelli d'Italia, sì. Capogruppo del mio partito in Commissione Giustizia, ma soprattutto sono un avvocato, mi sono laureata, ho svolto la pratica, esercito la professione qui a Palermo. Ma da tanti anni però che eserciti, perché io mi ricordo che ti seguivo quando già avevi i tuoi primi passi. Sono militante politica fin dai primi anni di università, quando ho cominciato col movimento giovanile di Alleanza Nazionale, all'epoca guidato da Giorgia Meloni, con la quale è rimasto un sodalizio che ci ha portato poi a fondare Fratelli d'Italia a dicembre del 2012. Sì, qua ricordavano in TV quando venne Giorgia Meloni, che ancora non era Giorgia Meloni, in Vespino con la Vespa. L'accompagnai io perché Giorgia è stata sotto questo profilo una grillina ante litteram, perché lei rinunciò fin da subito alla scorta quando divenne vicepresidente della Camera dei Deputati, e quindi quando era nostra ospite qui a Palermo, per ovvie ragioni di logistica, preferivamo muoverci con la mia Vespa piuttosto che in auto. E quindi voi avete ospitato una delle prime interviste che lei rilasciò qui a Palermo. Ma Fratelli d'Italia oggi, che comunque è uno dei partiti che comunque si schiera verso appunto determinate tendenze, ultimamente si sente parlare sempre di sovranismo, contro il populismo, eppure spesso e volentieri secondo me le persone non hanno idea di che cosa si sta parlando. Ma sicuramente le vecchie categorie della politica non esistono più. La gente ha avuto, con la crisi dell'ultimo decennio, la necessità e l'amara sorpresa di dover affrontare problemi nella vita quotidiana che fino a qualche decennio fa era impensabile dover affrontare. Ecco perché dico che la politica, per stare vicino alla gente, deve necessariamente superare le vecchie categorie che le erano attribuite. Quindi noi oggi parliamo di sovranismo e Fratelli d'Italia ce l'ha nel DNA, nel nome che abbiamo scelto. Il sovranismo per noi è la difesa dell'Italia e degli italiani. Ecco perché anche in una logica europea, visto che andiamo incontro al rinnovo dei rappresentanti italiani all'Europarlamento, noi abbiamo scelto come sempre la strada della credibilità. La nostra strada è quella di non fare false promesse, quindi la battaglia del no euro fine a se stessa, la battaglia anti-europea fine a se stessa. Noi, e questo è nel DNA della destra, abbiamo sempre avuto la fascinazione di un'idea di Europa che fosse l'Europa delle patrie, l'Europa dei popoli, e quello che doveva essere, quindi una struttura sovranazionale alla quale delegare piccole porzioni di sovranità. Oggi invece noi ci ritroviamo al contrario, con gli Stati membri che devono lottare per affermare la propria signoria sui confini, sull'economia, sui mercati. Ecco, questa importanza data appunto a quello che sono i confini, che non va, che spesso e volentieri invece la gente comincia a dire fascisti, non fascisti. Cosa c'è di vero? Ma allora, quando il dibattito scade, devo dire che in questo la sinistra è regina, essendo totalmente priva di argomenti dopo anni in cui ha governato l'Italia riducendo nello stato in cui siamo. La sinistra, dicevo, non avendo argomenti, scade poi nel dibattito sollevando problemi che non esistono, invocando fantasmi di un passato che non tornerà più. Noi di Fratelli d'Italia semplicemente ribadiamo che l'immigrazione deve essere necessariamente controllata, ma soprattutto non può diventare un business, come è stato finora, un macroscopico giro di affari
rispetto al quale non c'è stata una reale politica da parte dell'Italia, ma piuttosto una delega in bianco ad altri poteri, non solo quelli europei, ma anche quelli finanziari, e lo dimostrano le vicende degli ultimi tempi, con addirittura ai confini dell'Est trovati degli immigrati con la Mastercard, con il simbolo dell'UNHCR, data probabilmente da Soros o da chi per lui. Ecco, tutto questo non è possibile. Noi vogliamo difendere i nostri confini, per questo noi, rispetto all'immigrazione incontrollata degli ultimi anni, abbiamo sempre fatto una proposta che è l'unica perseguibile, che è il blocco navale, perché, e lo ha dimostrato il caso della Diciotti qualche mese fa. Ecco, con Matteo Salvini qual è il rapporto? Cioè, condividete modo di procedere? Noi condividiamo tutte le battaglie che facevano parte del programma del centrodestra. Con riferimento all'immigrazione, noi abbiamo apprezzato la svolta che lui ha impresso al Ministero dell'Interno che governa, che gestisce. Però il caso della Diciotti è emblematico, perché dietro la frase chiudiamo i porti, in realtà abbiamo avuto una nave che è riuscita poi ad attraccare a Catania, quindi in un porto italiano, abbiamo avuto degli immigrati che sono stati dislocati nel Lazio in alcune strutture, se non vado errato a Rocca di Papa, strutture dalle quali sono andati via poco dopo senza alcun controllo. Quindi chiudiamo i porti, ma l'immigrazione incontrollata continua, quindi l'unica alternativa è quella che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto, del blocco navale al largo delle coste del Nord Africa, prevalentemente della Libia. Peraltro, quando in Parlamento abbiamo discusso l'opportunità di prestare, passatemi il termine, delle navi della nostra marina alla Libia, l'Italia ha detto sì, prestiamo queste unità navali, ma utilizziamole per fare il blocco navale, cosa che francamente in maniera incomprensibile la Lega ha deciso di non voler fare. Però poi accade che ciò che arriva alla gente attraverso i social, soprattutto attraverso i media, è quasi un atteggiamento di ostilità nei confronti degli immigrati. È ovvio che abbiamo visto dei casi di cronaca in cui purtroppo sono accaduti veramente dei fatti terribili e dove purtroppo sono stati gli immigrati stessi a essere colpevoli. Ora, senza voler dare adito a chi taccia di razzismo o meno, effettivamente, quali sono i danni che un'immigrazione così, tu sei un avvocato penalista, quindi un'immigrazione così incontrollata ha provocato nella nostra cultura? Ma certamente vi è un problema di sicurezza reale. Io non lo dico io dalla mia esperienza dei tribunali siciliani, ma è un dato ormai acclarato. Ci sono molti immigrati che anche per necessità si trovano in Italia e cominciano a delinquere. Quindi, senza voler dare giudizi morali, perché non è nostro compito darne, però certamente vi è un allarme sicurezza, vi è un allarme che non può essere ignorato da parte dei cittadini italiani, e sotto questo profilo le idee della Lega in campagna elettorale sono state assolutamente vicine alle nostre, ed è proprio uno dei temi su cui noi abbiamo deciso di sostenere l'azione di questo governo. Sono passati molti mesi e seppure vi è stata una stretta, ancora non si è vicini alla soluzione del problema, quindi il dato è assolutamente reale, non è un'invenzione giornalistica. I dati che arrivano i casi che arrivano agli onori della cronaca sono pochi rispetto alla realtà, e quindi sicuramente viene la percezione del cittadino un problema sicurezza, dato anche da un fatto oggettivo. Vi è l'esempio dei centri di accoglienza che sono stati dislocati in paesi anche piccoli, prendiamo l'esempio della Sicilia, e allora quando in un paese di poche migliaia di anime si inserisce un centro del tutto fuori contesto, dove non vi sono neanche talvolta per scarsità di fondi le risorse umane che possano gestire questa situazione, inevitabilmente si creano dei fenomeni di
chiusura da parte dei cittadini italiani nei confronti di queste realtà. E sbaglia chi taccia di razzismo i cittadini italiani che sono ormai all'esasperazione, perché il problema è stato a monte da parte di una politica cieca rispetto al fenomeno dell'immigrazione incontrollata. Per quanto riguarda poi quello che è il vero e proprio disegno di legge che adesso è andato poi in Senato sulla legittima difesa, Fratelli d'Italia ha invece avvalorato questo disegno. Noi abbiamo in Commissione Giustizia proprio questa settimana riprenderemo i lavori sul progetto di legge in materia di legittima difesa. Su questo tema però bisogna fare chiarezza. Non è far west. Esatto, sbaglia chi inganna gli italiani dicendo che non ci sarà un processo, dicendo che bisogna eliminare l'operato della magistratura rispetto all'accertamento dei fatti, sbaglia dall'altro lato chi cerca di criminalizzare questo intervento legislativo minacciando il far west. Sono due posizioni assolutamente inconciliabili, rispetto alle quali Fratelli d'Italia ha sempre avuto la volontà di fare chiarezza. Quindi la posizione di Fratelli d'Italia è che in Italia non ci sarà il far west, perché la normativa in materia di detenzione, possesso, utilizzo di armi da sparo appunto non verrà modificata. Quindi questo è un dato rispetto al quale bisogna fare chiarezza. Dall'altro lato però bisogna altrettanto chiarire che comunque l'intervento della magistratura per accertare i fatti vi sarà sempre, perché altrimenti noi daremmo luogo a fenomeni incontrollati rispetto ai quali una legittima difesa potrebbe nascondere qualcos'altro. Quindi è pacifico che l'intervento di un magistrato ci deve essere sempre. Naturalmente noi riteniamo che chi si difende in determinate condizioni dentro la propria abitazione, dentro il proprio luogo di lavoro, debba aver riconosciuto una presunzione di innocenza relativamente all'esercizio della legittima difesa. Quindi noi vorremmo che la proposta legislativa venisse modificata in tal senso, per dire: è vero che il giudice deve accertare i fatti, ma limitatamente al fatto che una persona si sia difesa, per cui la difesa in casa propria, nel proprio ufficio, deve essere sempre legittima. Quindi non il far west, ma un controllo del sistema. Però di armi vogliamo parlare, ma ne parliamo subito dopo, tra un minuto circa. Aspettate con noi. Diamo voce alle vittime, perché non siano più vittime. UNAVI, Unione Nazionale Vittime. Noi non molliamo. Nella storia di una nazione giunge un momento in cui l'anima del popolo si ridesta, si rivolta e dice basta. Siamo il paese dell'arte, siamo il paese della cultura, siamo il paese della bellezza. Non possiamo dimenticare la nostra cultura e la nostra identità in questo momento di globalizzazione delle menti. Noi lanciamo oggi, qui al Teatro Manzoni di Milano, un nuovo movimento, una confederazione di associazioni culturali, di fondazioni, di artisti, di intellettuali, di giornalisti, di imprenditori che vogliono rilanciare il nostro paese dal nostro patrimonio artistico culturale. E bentrovati amici telespettatori, siamo con Carolina Varchi, deputato Fratelli d'Italia, sì, nostro rappresentante per la Sicilia, e siamo arrivati a parlare di legittima difesa, di far west, di armi, eppure di armi incontrollate vogliamo parlare, perché gli ultimi fatti di cronaca, quello che è accaduto a Corinaldo e il tanto vituperato spray al peperoncino, che adesso si dice proibiamo di qua, proibiamo di là, eppure è nato anche per una possibilità di, sì, difendersi. Cosa c'è? Cioè, cosa c'è che non va? Allora, la vicenda di Corinaldo pone molteplici problemi. Io in questi giorni non ho voluto esternare alcun pensiero sui social, sui media,
perché ho avvertito la necessità di riflettere su cosa possa portare a 6 morti per un concerto. Ora io non voglio cedere ai falsi moralismi di chi giudica gli ascoltatori, i fan di questo pseudo cantante, però c'è un problema reale che la magistratura dovrà accertare, perché se è vero, come riportano alcuni giornali, che in quella discoteca vi erano più persone di quanto effettivamente potessero essere contenute in quei locali, evidentemente un problema c'è, ed è un problema di prevenzione, è un problema di controlli, è un problema di sicurezza rispetto agli eventi pubblici. E allora io credo che un genitore debba avere la libertà di accompagnare il proprio figlio a un concerto, mandare il proprio figlio a un concerto, senza dover temere che per rispondere a logiche economiche di profitto, di lucro, vi siano gestori di una discoteca che vendano il doppio dei biglietti che possono vendere. Vi è poi un altro tema, che è quello della gestione ormai di questi grandi eventi, con queste star che partecipano per pochi minuti, bloccando la gente dentro i locali per ore. Vi è il tema della vendita degli alcolici a minori, addirittura minori di anni 14, sì. Si ipotizza in questa discoteca. Quindi il fenomeno dello spray al peperoncino, che sembrerebbe, il condizionale è d'obbligo perché ancora le indagini sono in corso, spray al peperoncino che sembrerebbe essere stata la causa della confusione che ha generato il panico da cui poi è derivata questa folle notte in questa discoteca, anche lì bisogna fare una riflessione, perché gli strumenti di difesa bisogna saperli usare. Quindi certamente quando la vendita viene in qualche modo liberalizzata o comunque diffusa a macchia d'olio, io credo che lo Stato debba preoccuparsi di educare alla prevenzione, al corretto utilizzo di questi strumenti. Effettivamente educare mi sembra che sia la parola giusta, però c'è anche da dire che qualcuno ha ha palesato il fatto che nei testi di questo cantante, Sfera Ebbasta, come di altri, ci sia un incitamento a delinquere. Ecco, da questo punto di vista penso che bisognerebbe prendere in considerazione che se io incito un ragazzo ad andare a 100 all'ora, a drogarsi, a stupri, cioè questo non è... Ma allora noi viviamo nell'era... Cioè non può essere solo arte. Io stento a definire quella di questo cantante arte, quindi ciò premesso io credo che noi viviamo in un'era di relativismo etico in cui, e i fatti di cronaca lo raccontano, sembra quasi che la vita di una persona valga meno di una dose di droga o di un telefonino, vista la facilità con la quale si compiono reati violenti nei confronti delle persone. Quindi io credo che il problema culturale a monte ci sia, una certa deriva in Italia si comincia a registrare, ma è necessario ripartire con la prevenzione. Io sono convinta che la repressione vada bene fino a un certo punto, perché la repressione interviene quando il danno già è stato fatto, quindi certamente uno Stato deve avere la capacità di punire. Io su Corinaldo mi auguro che vengano individuati i reali responsabili della vicenda, di queste 6 morti assurde che ci sono state, però è altrettanto vero che lo Stato deve anche educare e determinati valori vanno trasmessi fin dalle scuole, quindi credo che sia proprio l'impianto educativo. Ma ripristinare l'educazione civica? Certamente ripristinare l'educazione civica è una battaglia di civiltà. Io appartengo forse a una delle ultime generazioni che aveva lo studio dell'educazione civica obbligatorio a scuola, e devo dire che io ricordo, a differenza di qualche guerra della quale mi può sfuggire la data di inizio e la data di fine, devo dire che io ricordo con grande chiarezza alcuni principi che mi sono stati insegnati insieme all'educazione civica. È innegabile che insegnare fin dalle scuole a essere bravi cittadini evita di dover punire da grandi, quindi credo che in Italia ci sia stato un cortocircuito dal quale bisogna uscire. La Sicilia rispetto all'Italia, che atteggiamento, che livello si pone? Ma io sono una siciliana orgogliosa di esserlo, non appartengo a quei siciliani che
appena cambiano regione modificano il proprio accento, e credo che si senta abbondantemente. Assolutamente, non siamo di questa specie. Esatto. Quindi sotto questo profilo io sono una siciliana orgogliosa di esserlo. Noi chiaramente scontiamo un vulnus culturale, che è quello della criminalità organizzata, che per secoli ha governato, e purtroppo le cronache ci dicono continua a governare questa terra. Però io ho la consapevolezza che ad esempio la mia generazione, rispetto a qualche generazione passata, ha la fortuna della consapevolezza. Io credo che noi che eravamo bambini quando si sono consumate le stragi del 92, eh sì, siamo cresciuti con una consapevolezza diversa, con la consapevolezza di chi ha visto esplodere bombe in pieno centro abitato, con la consapevolezza di chi vuole combattere e ha ben chiaro da che parte stare. Quindi io credo che sotto questo profilo la Sicilia possa essere capofila di una nuova generazione maggiormente coscienziosa, maggiormente virtuosa e soprattutto attenta a determinati valori. Come ultime domande ti chiedo semplicemente cosa ne pensi del reddito di cittadinanza? Io appartengo al glorioso popolo delle partite IVA. Non quando ho scelto di fare l'avvocato non avevo alcuno studio avviato alle spalle, perché nessuno in famiglia fa l'avvocato. Quindi ho cominciato da zero, ho avuto la fortuna di avere un eccellente maestro con il quale ancora oggi mi confronto ogni volta che ce n'è bisogno. Quindi io appartengo a quella categoria di persone che ha aperto la partita IVA e il giorno dopo ha cominciato a pagare tasse a priori, non sapendo quanto avrebbe fatturato nel corso degli anni. Quindi sotto questo profilo io francamente credo che il reddito di cittadinanza sia un metadone di Stato. A una generazione che è in difficoltà perché manca il lavoro, noi destiniamo dei fondi che potrebbero essere destinati allo sviluppo. Io non sono contraria, si è parlato di percentuale di deficit 2,1-2,4, ecco, a me non spaventano queste percentuali, mi spaventa però l'uso che si fa di quei fondi, perché se l'uso di quei fondi è quello di creare nuovo appunto metadone di Stato per far stare la gente sul divano invece di creare incentivi per farli alzare da quel divano e mandarli magari ad aprire una start-up in Sicilia, mandarli ad aprire una attività destinata ai mestieri antichi che vanno recuperati, sì, e ormai si sono persi. Ecco, io credo che il reddito di cittadinanza sia proprio culturalmente sbagliato. Io avrei preferito, e l'ho detto anche in sede di discussione alla Camera, che questi fondi venissero destinati a creare lavoro, creare sviluppo, creare un circolo virtuoso, perché soltanto se noi consentiamo alle imprese di assumere più persone, esatto, dando una maggiore detrazione, o ai giovani favorendoli con la detassazione, quindi solo con questi meccanismi si può produrre ricchezza. Ma il reddito di cittadinanza io dico sempre che è l'equivalente di gettare acqua in un secchio bucato. Noi ti ringraziamo anche perché sappiamo che stai prendendo, devi prendere velocemente un aereo. Una cosa soltanto, cosa fai nel tempo libero? Ma devo dire, il tempo libero ormai è rimasto pochissimo, però nel tempo libero quando l'avevo mi piaceva tantissimo leggere, cosa che nei ritagli di tempo continuo a fare, e giocare a tennis. Quindi noi, questi sono i miei allora, hobby. Noi ti auguriamo buon viaggio, ti auguriamo tanto buon lavoro, e soprattutto di averti qui di nuovo come nostra ospite. Con grande piacere. Ringraziamo i telespettatori di averci seguito, di seguire la nostra pagina Facebook e il nostro sito ctsnotizie.it. Alla prossima, un abbraccio, alla grazie. Alla prossima. La persistenza della memoria è un olio su tela di 24 x 33 cm realizzato dall'artista catalano Salvador Dalí, personaggio discusso per il suo carattere eccentrico che con precisione realistica riproduce scene visionarie spesso inquietanti. Opera surrealista per eccellenza, raffigura un paesaggio costiero della Costa Brava nei pressi di Portliga, visto da Dalí quasi come un'allucinazione. I ricordi emergono con l'inconscio, gli orologi simboleggiano il tempo della memoria, che ha una percezione ben diversa e per questo hanno una forma poco definita, quasi fluida, per dimostrare l'elasticità del tempo della memoria. Il tempo scorre veloce quando si è felici, lento e pesante nella tristezza. Oggi l'opera è esposta al MoMA di New York.
Thank you.